In questo momento diverse persone si trovano a dover lavorare da casa. Vediamo allora come possiamo gestire la nostra alimentazione anche lavorando da casa. È importante fare attenzione perché? Perché spesso e volentieri tante persone lavorano ad esempio in un ambiente come la cucina e quindi la disponibilità di cibo in qualsiasi momento della giornata può diventare un problema e può portare ad avere delle cattive abitudini che se protratte a lungo termine possono essere molto dannose per la nostra salute. Ecco perché ho qualche consiglio da dare per poter gestire al meglio la vostra alimentazione. È importante lavorare in un ambiente che non sia la cucina. Deve rimanere l'ambiente accessibile soltanto nel momento in cui voglio fare dei passi, che sia la colazione, il pranzo, la cena oppure degli snack. Negli altri momenti deve rimanere un ambiente non accessibile e quindi il mio consiglio è di portare la postazione di lavoro in un altro, in un'altra camera, in un altro posto, proprio per non avere un rischio alto di continuare a consumare dei cibi a qualsiasi ora del giorno. È importante programmare i pasti, quindi avere dei ritmi durante la giornata, quindi non continuare a spizzicare durante tutto il giorno, ma decidere appunto di fare una colazione, uno spuntino, un pranzo e una cena oppure degli snack, proprio perché quei momenti devono essere dei momenti di recupero, altrimenti perderete la cognizione del tempo e vi ritroverete poi a mangiare del cibo in qualsiasi momento. Soltanto in questo modo, se fate dei pasti regolari, è molto probabile rimanere pieni di energia e molto produttivi anche a livello lavorativo. È importante decidere cosa andrete a mangiare, proprio come lo facevate quando andavate in un ambiente lavorativo. Quindi, se avete poco tempo, il consiglio è quello di preparare alcuni pasti magari in precedenza oppure portarsi avanti con alcune preparazioni, come può essere la preparazione della verdura, di alcuni cereali o di alcuni legumi, che magari richiedono dei tempi di cottura molto più alti. Un'altra cosa importante a cui fare attenzione è l'idratazione. Consiglio di portare vicino alla postazione di lavoro una bottiglia d'acqua e consiglio di sorseggiare acqua durante tutta la giornata con una certa costanza, altrimenti vi ritroverete disidratati, affaticati e a volte può portare anche a mal di testa. Altra cosa importante è la gestione del caffè. Spesso e volentieri, quando uno è in ambiente casalingo, diciamo che ha probabilità di accedere a un consumo di caffè maggiore, quindi attenzione anche qui, concentratevi a non consumare più di 2 caffè al giorno, altrimenti arriverete a fine giornata molto più ansiosi e agitati. Altre cose importanti riguardano l'organizzazione, ad esempio, della spesa. È molto importante evitare di portare in casa cibi cosiddette spazzatura, cibi pronti, cibi industriali che possono contenere troppo zucchero e troppo sale e che però sono molto poveri di nutrienti. E quindi è molto importante scegliere di consumare dei cibi naturali ricchi di nutrienti. Dobbiamo prendere anche questo momento in cui le persone lavorano da casa come momento favorevole per poter migliorare l'alimentazione, proprio per il fatto che c'è la possibilità di preparare i pasti in casa e quindi dobbiamo anche divertirci a consumare degli alimenti che siano naturali e cercare di prepararli magari in anticipo se è poco tempo oppure nel momento del pasto e per cercare di consumare quindi più nutrienti possibili. È importante gestire questa alimentazione a casa proprio per il fatto che il rischio poi di aumentare di peso o di instaurare delle cattive abitudini rimane molto alto. Un'altra cosa molto importante è quella di non consumare, ad esempio, i pasti davanti alla postazione del lavoro, perché spesso e volentieri magari le persone sono distratte e quindi perdono il controllo riguardo anche alla quantità e alle porzioni di cibo che vengono ingerite. Magari mentre si sta lavorando o mentre appunto si parla con dei colleghi o si è distratti. Quindi è molto importante separare il momento del pasto dal momento del lavoro, proprio perché bisogna essere concentrati a sentire anche i segnali che ci manda il nostro corpo, che possono essere segnali di sazietà. Soltanto in questo modo saremo molto più produttivi a livello lavorativi e non rischieremo appunto di arrivare alla fine della giornata e che ci siamo buffati di cibo spazzatura e soprattutto di non abbuffarci nelle ore serali.